Siamo online? Yes. Vabbè ragazzi, ma qua dobbiamo delle spiegazioni, perché noi non ci facciamo vedere da un po' di giorni? E tutte chiederci ma dove sono finiti, ma cosa sta succedendo? Si sono lasciati. Ma che cos'è questa accademia? Perché, non so se tu lo sapevi, amore, ma non sono usciti post nostri per 3 giorni per la storia di accademia, per dare risalto. Che cos'è questa accademia, scusa? Vabbè ragazzi, ve la spieghiamo. Allora, noi dice Fincamici ovviamente siamo un'azienda, no? Per cui ogni volta noi programmiamo per studiare delle cose che possono essere interessanti per i nostri utenti, per la nostra community, qualcosa che possa essere comunque interessante nel mondo del food. Comunque dovete sempre considerare che per noi la più grande passione della nostra vita è il mondo della cucina, per cui ogni volta cerchiamo di studiare qualcosa di interessante. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa piattaforma di learning dove i più grandi chef nazionali, internazionali, Oldani, Massari, un sacco di gente, tiene dei corsi di cucina verticali sulla propria materia e sono corsi che durano 3 o 4 ore circa, più o meno, dove ti viene rilasciato un certificato di attestazione che hai partecipato a questo corso, sostanzialmente. Per cui è super utile, perché per tutti quei ragazzi che vogliono, non so, vogliono fare del food la propria vita, piuttosto che per tutti gli appassionati, per tutti gli amanti di chef così famosi, c'è a disposizione un intero sapere, un'intera carriera all'interno dei corsi. E secondo me è una cosa fighissima, super, cioè, quando avevamo pensato di farla all'inizio era un sogno, ci abbiamo messo 1 anno e mezzo, per cui siamo super soddisfatti di questa cosa, cioè è veramente un lavoro enorme che si è portato a compimento, che è finito finalmente. Allora, tutti a seguire i corsi di accademia, ma tra l'altro, scusami, quale miglior momento di questo, no? Dove siamo tutti in quarantena, allora investire il nostro tempo per imparare dai migliori chef come cucinare è una cosa meravigliosa. Ma, allora, io sono d'accordo, ci sono stati un po' di ragazzi che hanno detto, ma proprio in questo momento fate pagare per fuori di questi corsi. Ma allora io vi voglio dire 2 cose, ragazzi. La prima, intanto, questo non è un'iniziativa che è iniziata ieri o l'altro ieri o il mese scorso. Questa iniziativa è stata messa in piedi oltre 1 anno e mezzo fa. L'idea nasce circa 1 anno e mezzo fa, per cui pensate la complessità che c'è dietro nel realizzare tutto questo. Convincere gli chef a lavorare insieme a Chef in Camicia, mettere su una piattaforma, cioè è stato un impegno enorme. Per cui siamo arrivati sotto data, quando doveva uscire, che ci siamo detti, ma cosa facciamo? La facciamo uscire o non la facciamo uscire in questo periodo, dove chiediamo comunque un contributo economico? Perché ovviamente questo investimento dobbiamo in qualche modo ripagarcelo, non possiamo uscire gratuitamente con un prodotto che comunque è stato molto impegnativo economico. Sangue, soldi e fatica. Assolutamente. E passione. Per cui cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, usciamo col prodotto, perché c'è chi può comunque investire questi 99 euro, 49 euro per formarsi, perché vuole cogliere un'occasione di investire bene il proprio tempo in questo periodo. Però, allo stesso tempo, e qua lo dico, è la prima volta che lo dico, solidarietà digitale. Cosa facciamo? Offriamo il corso a chi è iscritto a una scuola alberghiera. Per cui a chi è iscritto ad una scuola alberghiera ci fa avere un attestato, scrive una mail a edu@chefincamicia.com e noi gli forniremo poi l'accesso. La mail la trova qua sotto, così come qua sotto, ragazzi, trovate il link ad Accademia. Io non vi chiedo iscrivetevi, spendete, così andate a vedere. Ci sono dei trailer bellissimi, gli chef sono... Amore, chi sono gli chef, scusa? Gli chef sono Oldani, Cucina Pop, Massari, campione del mondo di pasticceria sulla pasticceria. È quello che io chiamo Eugenio. Sì, esatto. Che si chiama invece? Iginio, con la figlia Debora. Hirohiko Shoda, l'unico ambasciatore della cucina giapponese in Italia. Poi c'è Carlottina, Carlotta Perego, cucina botanica sul mondo di cucina vegana. Abbiamo Flavio Angiolillo, che è il miglior bartender, secondo me, italiano. E poi il prossimo che uscirà intorno a maggio-giugno, per cui non sveliamo, anche se si è già un po' visto su... Ovviamente questa piattaforma continuerà ad avere nuovi corsi, che usciranno nel tempo, e sarà, noi abbiamo l'ambizione, che si possa essere la nuova Accademia di Cucina Italiana, dove tutti i ragazzi, se vogliono fare questo lavoro, possono formarsi ad un prezzo simbolico. Ragazzi, la scuola alberghiera costa migliaia di euro, è ovvio che la formazione è diversa, ma in questo caso, con 99 euro, voi prendete il sapere di, gente che ha esperienza, anni e anni nelle cucine, cioè... È un valore inestimabile, non so neanche come dirlo. Infatti dovete sapere che da quando è uscito Accademia io ormai le serate le passo da sola, perché Nicolò sta seguendo tutti i corsi dell'Accademia, quindi... Con quello di Flavio Angiolillo. Cocktail. Amore, stasera quantomeno mi prepari un cocktail, eh? Va bene, invece ragazzi, adesso... Allora, mi sembrava doveroso iniziare così, volevamo iniziare con questa premessa perché tantissimi ce l'avete chiesto e
Vabbè, vi abbiamo spiegato che cos'è, poi ovviamente in questi giorni ve lo ripeteremo. Che cosa facciamo questa sera? Facciamo la pizza nel padellino, ce l'hanno chiesto un sacco di persone. Stasera vi facciamo vedere come fare la pizza in 8 minuti e farla in padella senza neanche accendere il forno. Spadella House, cosa abbiamo qui quindi? Allora, farina 250-300 grammi, un vasetto di yogurt bianco, il tuo, non lo sapevi neanche, lievito istantaneo, sì, un po' di sale, una mozzarella per dopo questa, un cucchiaio d'olio o due, diciamo così, e un po' d'acqua, poi vediamo, andiamo più o meno ad occhio, ok, no? Okay. Per cui, prima cosa, yogurt dentro. A chi non piace la pizza? Bah, voglio ritrovarlo, assolutamente. Com'è la tua pizza preferita, dai. No, dai, lo dico. Dai, dillo. Vabbè, io ho dei gusti un po' particolari, diciamo così. La mia pizza preferita è rossa con rucola e funghi champignon. Mi raccomando, quando usate lo yogurt, sciacquate il bicchierino e nella plastica. Ok, allora, yogurt dentro, poi dopodiché cosa mettiamo? Mettiamo l'olio. Mettiamo già un pizzico di sale. Io vado ad occhio, ragazzi, Poi vi regolate, lo vedete più o meno a consistenza. La cucina a sentimento, se invece volete fare i fighi, su Accademia ci sono tutte le porzioni esatte. Ah, tu sei il Giorgio Mastrotta della compagnia? Io? Sì, sei un po' la venditrice anche tu. Ma io? Mi viene naturale, è troppo bello quello che hai fatto. Ogni scarafone è bella mamma sua, no? Ok, allora abbiamo messo anche un po' d'acqua per renderlo più liquido, così. E poi mettiamo la farina. Iniziamo a mettere la farina, così, un po' alla volta. Anzi, la mettiamo tutta e nel caso poi aggiungiamo altra acqua. Così, e anche il lievito. Lievito istantaneo, questo ci avevamo. Sapete che adesso trovare il lievito è praticamente impossibile, per cui questo mi sembra, poi magari dico una cavolata, però perdonatemi, non è veramente la mia materia, la pizza. E si dovrebbe attivare col calore, per cui appena sente il fuoco, la padellina, sostanzialmente dovrebbe attivarsi. Ok, allora, manibus. Comunque noi stiamo bene. Cosa vuoi dire qualcosa? No, sì, è vero, stiamo molto bene e ci mancava fare le nostre ricettine. Non si può dire che in questi giorni comunque non abbiamo mangiato, perché mangiamo lo stesso anche se non siamo in video. No, però stiamo bene, dai, oggi bellissima giornata, i nostri esercizi fuori, sul terrazzo, bene, si lavora tanto. Si lavora tanto, si sta bene. E cosa dobbiamo fare, ragazzi? Ogni tanto il morale va un po' giù, però come a tutti, no? Quindi però bisogna tirarsi su. Su con le ricettine. Esatto. Ci proviamo così. Esatto. Questo è il nostro impasto. Che cosa faccio? Tolgo questo, vado a recuperare al volo della farina. Semplicissima farina 00, ragazzi, quella che trovate. Adesso poi anche la farina è difficile da trovare. Per cui stendiamo, lavoriamo bene l'impasto. Quanto mi piace questa parte, guarda, io da piccolina facevo sempre il pane, pensa te, perché mi divertiva tantissimo impastare, lo vendevo, andavo a suonare la businesswoman, andavo a suonare in condominio per vendere le mie pagnotte tutte le mattine. Meraviglioso. Allora, gli impasti di solito vanno fatti riposare, secondo me anche questo andrebbe fatto riposare una minima, però io ho visto un video di Andre su TikTok, ok, che faceva questo impasto e non lo faceva neanche riposare. Cioè, niente lievitazione sotto il panno. Niente. Pizza senza lievitazione, perché il lievito istantaneo, cioè, dovrebbe comunque attivarsi nel momento in cui sente il caldo della padella, per cui il concetto è quello. Però visto che secondo me questo impasto ha bisogno un po' di lisciarsi, sostanzialmente gli impasti, quando devono ottenere una consistenza migliore, cioè nel senso più liscia e omogenea, devono riposare una mezz'oretta. Per cui noi ce ne freghiamo di quello che ha detto Ander e cosa facciamo? Lo impellicoliamo e lo facciamo riposare una mezz'oretta, che dici? Sprizzetto? Sprizzettino e via. Ok, allora ragazzi, ci vediamo tra una mezz'oretta quando ho riposato. E dagli col tac, amore, che mi manca. Tac. Cosa stai spacchettando? Voilà, guarda come è venuto bene col riposo. Ma che bella pagnottella! Sì. Come si suol dire, sfiziosa. Così un po' sulle mani, alla LeBron James.
Così si schiaccia giù. E poi, per chi ce l'ha, per chi non ce l'ha, una bottiglia di vino va benissimo. Mattarellone, non il presidente del consiglio, ovviamente, della Repubblica, scusatemi. Ieri, poverina, ha detto anche che non può andare dal barbiere ultimamente. Infatti, ho visto il fuori onda, aveva un po' una grondaia in testa. L'hanno ripreso tutti, povero. Vabbè, ci sta, è umano anche lui, no? Certo. Così, lo giriamo ancora. Lo stendiamo, ma neanche troppo sottile, eh? Cioè, non so cosa piace a voi, ma a me piace un po' la pizzetta alta al trancio. A me piace di più romana, sottile. Croccante. No, vabbè, però sì, qui ci sono le due fazioni. Ti piace, cioè, a te piace più la pizza alta o la pizza bassa? Allora, perché il discorso è che la napoletana mi piace tantissimo, ma non tutti la sanno fare bene, perché se la napoletana non viene ben cotta, poi diventa difficile da digerire. Quando l'impasto è steso, scusami se interrompo, quando l'impasto è steso bene, non ritorna indietro. È presente quando, se, il riposo serve a questo, che quando fai la pallotta, no? Ok? Se non la fai riposare, l'impasto la stende e poi fa... E invece così no. Ok, poi, niente coppa pasta, niente cose sofisticate, un semplice bicchiere, questo, che non deve andare in giro, e così. Guarda. Ah! Una pizzella. Fantastico. Due pizzelle. Io direi che ci rivediamo appena le abbiamo tagliate tutte. Quante ne verranno fuori? Fammi un tot e vediamo se poi combacia. Così subito, non pensare. Vai, vai, vai. 15, io dico 12. Chiudo. Ci siamo? Sì. Allora, devo dire la verità, ne sono venute fuori di più di quello che dicevo sia io sia tu. Però qualcuna è veramente bruttina, eh. Tipo queste qua, poverine. Cioè, se fossimo a Masterchef non ce le passerebbero. Per cui, se siamo sinceri, ce le fanno passare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quindi chi ha vinto? Dillo. Però in realtà hai vinto tu, perché a noi non ce ne frega niente della forma o relativamente. L'importante è il gusto, e quindi io ti dico che hai vinto tu con quelle tre in più. Padella senza olio, tanto è antiaderente. Luce è giusto. Amore, come ti piace la pizza a te? A me la mia preferita è sempre stata la diavola. Però mi piace in qualsiasi situazione, in qualsiasi modo mi piace la pizza. Sempre. Mette d'accordo tutti la pizza. Pizza è la cosa che mi piace di più al mondo. La diavola com'è? Col diavola col salame piccante. Guarda come iniziano a gonfiarsi col lievito. È un nostro coperchio handmade. Chissà cosa sta architettando qua. Timello. Allora, coperchio assolutamente handmade, però... lo teniamo qua, questo ci serve perché ha un po' di vapore che le fa crescere, e nel mentre, poi ci salutiamo che vi faccio vedere, cioè ci salutiamo, ci rivediamo tra poco, vi faccio vedere com'è, ci mettiamo un po' di sale, un giro d'olio, così questa salsa proprio crudo, preparata, cioè preparata, salsa di pomodoro, e ci mettiamo anche un po' il nostro amatissimo peperoncino, che se non c'è è un problema. Ok, allora, che cosa abbiamo preparato anche come condimenti? Un po' di timo, delle acciughine, dei capperi e la mozzarella e un po' di grana. Le prime pizzelle sono pronte. Vediamo. Cosa facciamo? Mettiamo un po' di salsa. Così. Queste possono anche essere consumate come focaccine, eh? Guarda che belle. Che carinose. Se si alzano un pochino, le schiacciamo col cucchiaio. Così, bellissime. Allora, due le facciamo così. Questa qua centrale con un po' di grana, questa qua anche, così. Poi, facciamo abbassissimo, eh? Con calma. Poi, le altre, prendiamo una bella mozzarella. Così.
Anche se si sbodolano un pochino non vi preoccupate, poi puliamo la padella ovviamente. Se la fiamma va troppo forte, spostatela un attimo dal fuoco. Ok, così la rimettiamo ancora un attimo. Qua ci vuole ancora un po' di vela, secondo me. Sì, sì, abbondiamo. Tiro piccolo, questa qua con il grana che si scioglie più in fretta, guarda che bella. Allora qua. Ovviamente non è la classica pizza, però ricorda un po' la pizza in questo momento, anche nella maniera più semplice. Com'è? Non mi sono sa di pizza, è caldissima. Sa di pizza. È buonissima. Amore, dimmi la tua pizzeria preferita a Milano. Quella che aprirò io. Vabbè, sempre tu in mezzo devi esserci. Dimmi una pizzeria che ti piace, dai. Ma allora, ne ho tante che mi piacciono. Sono legato a Leone perché sono nostri amici. Sono legato alla... Mi piace la pizza di Pizzo, mi piace la pizza di Lievità. Mi piace un sacco di pizza a Milano. Secondo me a Milano si mangia bene la pizza. Io dico Berberè. O Berberè anche, sì. Buona, mi è piaciuta un sacco. La classica. Con la mozzarella ancora un po' caldina così. E le acciughine e i capperelli? Le mettiamo sulle prossime. Ok. Va bene? Ciao ragazzi. Ciao ciao.